Ciao a tutti, oggi voglio farvi vedere un modo diverso di suonare le stesse note. Mi spiego, parliamo un po' dell'interpretazione da note. Prendiamo un arpeggio maggiore di La. Suonato in modo classico. Ora immaginiamo di suonare lo stesso arpeggio partendo sempre da La, ovviamente, la nota fondamentale, ma al terzo grado, per esempio, anziché prenderlo qui, proviamo a prenderlo sulla stessa corda. Qualcuno giustamente si potrebbe fare la domanda: perché devo fare tutta questa strada quando ce l'ho molto più comodo qua? È una domanda giusta, lecita, ma c'è una risposta. Perché la nota, il terzo grado dell'accordo maggiore, preso in questo punto della tastiera, per cui preso sulla stessa corda, mi permette di acciaccarlo. Vedete, ho questa sonorità che è molto importante. Sentiamo come suona l'arpeggio ascendente, suonato in modo classico e suonato invece in modo, diciamo, più interpretato. Capite che ha un altro suono, è molto interessante, perlomeno a me piace tantissimo. Ora, arrivato al quinto grado, in alto, cioè completata l'esecuzione dell'arpeggio, posso riagganciarmi alla diteggiatura discendente classica, però siccome ci sono arrivato col primo dito, posso sfruttare anziché l'acciaccatura lo slide discendente. Il mio arpeggio è diventato molto carino, molto interessante. Eseguito in modalità classica, eseguito in modalità un po' più lirica. È chiaro che quando noi suoniamo difficilmente faremo un arpeggio completo intero, però magari parte di esso è carino, magari riusciamo a inserirlo nel nostro modo di suonare. Ecco che è molto utile, importante saper suonare le stesse note in modalità diverse. Questo perché molto spesso gli studenti si concentrano su quali note suonare, per cui sull'arpeggio di La, prendendo un caso così, giusto per parlare dell'arpeggio, ma non si concentrano su come suonarle. Ecco che in questo modo io posso rendere musicale un esercizio, cioè un arpeggio lo posso rendere interessante, ci posso suonare, ci posso studiare il suono, ci posso suonare l'interpretazione delle note. Pertanto è molto, veramente molto importante, secondo me, appunto focalizzare l'attenzione non soltanto su quali note suonare, ma anche su come suonarle, perché fa veramente tanto la differenza, o meglio, avere a disposizione più strumenti per fare la stessa cosa mi permette di poter scegliere, e potrei scegliere sempre meglio che non poter scegliere, perché a questo punto sono io che decido il tipo di interpretazione da dare alla nota. Grazie a tutti, ci vediamo alla prossima. Ciao!